Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per provare la nostra Formula 1. Questa. Pronto Ricky? Parto piano perché non so cosa possa succedere, quindi partiamo piano. Allora, le prime impressioni sembrano buone. La macchina sta insieme. Non si è disfatta. Non si è disfatta. Va pure veloce e non ho ancora accelerato tutto. Quindi sembrerebbe che questa funzione della stampa 3D va. Va. Adesso proviamo ancora qualche prova esagerando un po' di più con l'acceleratore. Ma che fa delle acrobazie incredibili! No, perché non ho ancora accelerato tutto! Guarda! Ah! Sul ghiaccio! Quando esageri in curva che perde l'aderenza è una roba impressionante! Guarda! Sembra fatto apposta. Sono un salto. La foglia. È fastidio. Pronto? Vuoi vedere un 360? Vai, andiamo. Allora, direi che la stampa in 3D di una Formula 1 funziona, quindi complimenti sempre al ragazzo svedese che ha fatto il progetto dei file. La macchina è spettacolare, ovviamente adesso andrebbe un po' assettata per farla tenere di più in curva o meno, ma questa era proprio una prova generale, tanto per vedere se con la stampa 3D la macchina teneva le ondulazioni del terreno, i sassi che si trovano sull'asfalto e via dicendo. Direi che è ottima. Non so come sono venute le inquadrature dalla telecamera, dal camera car, ma spero bene, poi le guarderemo insieme. Quindi se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice su e ci vediamo al prossimo video. Seguiteci sul canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.